Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Questa sera parleremo di un argomento di strettissima attualità, come d'altronde nelle corde di questa trasmissione. Parleremo delle varianti del SARS-CoV-2, che cosa sono queste varianti e perché preoccupano tanto la comunità scientifica. Hanno una trasmissibilità maggiore rispetto al virus originale, sono più letali e ancora riescono ad aggirare le nostre difese immunitarie, il nostro sistema immunitario, soprattutto riescono a vanificare l'efficacia dei vaccini. Tutti argomenti che tratteremo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite, con il quale cercheremo anche di capire perché una delle varianti in circolazione, nello specifico quella inglese, sta determinando tante situazioni critiche, soprattutto nell'area Chieti-Pescara, con un'impennata di contagi. Vi presento subito il nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Liborio Stupia. Buonasera, Buonasera, professore. buonasera a voi, buonasera. Sorridente, sta bene? Sto bene. Giornata tranquilla. Nella media, Nella nella media. media. Professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare e diagnosi Covid-19 dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, ordinario di genetica molecolare, ovviamente all'Università Gabriele D'Annunzio. Intanto le chiedo subito, professore, che commento si sente di dare alla situazione che stiamo vivendo? Anche oggi in Abruzzo abbiamo avuto qualcosa come 653 nuovi casi positivi, 17 decessi, il totale è arrivato a 1.679 persone decedute dall'inizio della pandemia e anche giovani tra i deceduti, c'è una persona di 54 anni. Il commento che stiamo vedendo è una situazione nuova. Qualcuno parla di terza ondata, io l'ho definita la prima ondata delle varianti, perché nei fatti è questo. L'abbiamo potuto vedere da un punto, da un osservatorio privilegiato dal laboratorio, vedere come cresceva sul territorio la prevalenza delle varianti prima che poi questa si ripercuotesse sull'aspetto clinico, è stato veramente importante perché a un certo punto abbiamo cominciato a vedere qualcosa che cresceva da prima di Natale e poi abbiamo effettivamente avuto la sensazione di un effetto. Di una ricaduta nella pratica quotidiana, quindi di questo intasamento dei pronti soccorsi e delle rianimazioni. Per cui è uno scenario tutto legato a queste varianti, assolutamente. Sembra fuori controllo anche l'indice RT che è continuato, cioè ha ripreso a salire, soprattutto in questi ultimi giorni. Siamo tra le regioni e le province d'Italia che ce l'hanno, diciamo, quasi più alto, insomma. Sì, sicuramente leggevo oggi che in realtà hanno identificato fondamentalmente 4 regioni e 10 province che stanno contribuendo a livello nazionale ad alzare l'RT e purtroppo ci sono sia Pescara che Chieti. Considerando che le possiamo considerare un'unica area metropolitana, improvvisamente scopriamo che questa area metropolitana ha un'influenza a livello nazionale perché la prevalenza in quest'area di queste varianti è decisamente Poi le importante. chiederò nel corso della trasmissione che cosa pensa appunto di queste situazioni critiche nell'area metropolitana di Pescara, soprattutto come se le spiega lei da tecnico di laboratorio. Altri dati, quelli importanti, proprio il report di ieri dell'Agenas sui posti letto di pazienti Covid occupati nelle terapie intensive. C'è l'Umbria che è lassù, poi c'è Trento e poi ci siamo noi, sempre con l'area Chieti-Pescara, siamo sul 37% se non ricordo male. Sì. Sì, Quindi è ben sopra il 30% che dovrebbe essere quello di tolleranza. ma sono tutti segnali che io credo che siano inequivocabili, nel senso che è ovvio che è successo qualcosa, che sta succedendo qualcosa, che vediamo, ripeto, l'abbiamo visto prima in laboratorio, poi nei pronti soccorsi, nelle rianimazioni. Per certi versi abbiamo avuto anche la fortuna di monitorizzarlo. Posso dirlo molto meglio di altre regioni. Cioè noi qui in Abruzzo lo sappiamo cosa sta succedendo, perché sul territorio le varianti sono state mappate da molto prima che iniziassero a fare il resto. Quindi per
per certi versi è una situazione critica, ma è una situazione che incominciamo a conoscere, e come sempre quando si conosce poi diventa più facile trovare gli strumenti di reazione. Mi ricordo quando era stato mio ospite qualche mese fa, avevamo parlato di tracciamento di tamponi, aveva elogiato la sua squadra. L'attività del laboratorio da lei diretto e soprattutto la bella squadra che dirige, metto tanti giovani appassionati di ricerca e del lavoro che fanno. Sì, noi abbiamo un gruppo di giovanissimi, straordinari per impegno, dedizione, competenza e anche per allegria. Non li posso nominare uno per uno perché sono tanti, però una persona devo nominarla ed è il collega che dirige con me il gruppo Covid, che è il professor Vincenzo De Laurenzi, che probabilmente più di me sta quotidianamente in trincea seguendo questi ragazzi momento per momento. È stato come far scendere in campo una squadra primavera, però poi devo dire che i risultati si sono visti. Lo saluto caramente il professor De Laurenzi. Quanti tamponi avete fatto oggi, professor? Oggi 720, l'ho riguardato prima di uscire. Cioè siamo come... È stata una giornata tranquilla, perché 720 è una giornata tranquilla, tra 800 e 1000 sono le giornate più impegnative, insomma. Beh, insomma, adesso ci avete preso la mano, no? Mi ricordo cos'era marzo, aprile, maggio, quando siete stati travolti dalla prima ondata, eravate anche voi un po' fuori controllo, tamponare tutto quello che vi era. Assolutamente, ma quando abbiamo iniziato per farne 100 finivamo alle 2 di notte. E chiaramente poi abbiamo messo a punto strategie, abbiamo fatto investimenti tecnologici e adesso sorridiamo quasi a pensare, ma è anche perché allora, insomma, farà parte della storia, c'era questo problema che non si trovavano i reagenti, per cui buona parte dei processi che adesso facciamo in automatico allora andavano fatti a mano, per quello più di 100 non ne potevamo fare e 100 li facevamo iniziando a lavorare alle 8 di mattina e a volte fino alle 2 di notte. Adesso tutto sommato in scioltezza, sì, i reagenti si trovano? Adesso incomincia ad esserci difficoltà per le varianti, quindi non per quelli del tampone classico, ma ovviamente la nuova emergenza sono le varianti e là di nuovo incominciamo a essere in affanno. E poi grazie alla sua competenza faremo l'autopsia alle varianti che circolano anche in Abruzzo e parleremo tanto anche di sequenziamento, anche perché forse se ne parla tanto, ma non tutti sanno che cos'è e quanto è importante. Torno da lei tra pochissimo, prima come di settimana ricordo sempre, e lo faccio volentieri dall'anno scorso, da quando è iniziato questo ciclo interminabile di speciali dedicati all'emergenza Covid, ricordo sempre i rischi che corrono tutti coloro che si prendono cura di noi, quindi personale medico, infermieristico, volontari, personale sanitario in generale. E anche stasera vogliamo dare un'occhiata alle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto oramai dall'anno scorso, ed elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia che si è ulteriormente allungato. Se andiamo alla pagina finale, grazie a Francesco in regia, lo vedete, sono 332 i medici che sono morti, 8 in più della settimana scorsa, e c'è anche un abruzzese, il dottor Giancarlo Cipriani, 72 anni, ex primario della rianimazione dell'ospedale di Sulmona, che è morto nel reparto che aveva diretto fino a qualche anno prima, fino alla pensione, è stato contagiato durante un normale ricovero in un altro ospedale. Ai medici deceduti vanno aggiunti 81 infermieri, uno in più rispetto alla settimana scorsa, più di 100.000 infermieri contagiati in tutta Italia e 26 farmacisti. La pagina della solidarietà, questa settimana vogliamo sostenere l'iniziativa dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma Onlus, con la possibilità di donare le uova di Pasqua oramai famose del bambino con l'imbuto. State vedendo questa locandina, il ricavato sarà utilizzato per finanziare la ricerca contro i tumori solidi pediatrici e dare vita a speranze di cura sempre più efficaci. Le prenotazioni possono essere fatte fino al 23 marzo online, telefonicamente o via email. Grazie alla campagna Cerco un nuovo amico, negli anni sono stati raccolti circa 20 milioni di euro che hanno sostenuto scienziati e progetti di ricerca avanzati. State vedendo un gruppo di ricercatori
che lavora grazie ai fondi raccolti da questa Onlus. Vi propongo un'intervista che è anche uno spottino che spero vi convinca a donare e a comprare le uova di Pasqua del bambino con l'imbuto. L'intervista è con Sara Costa, che è la presidente della Onlus, dell'Associazione Italiana Lotta al Neuroblastoma. Il neuroblastoma è considerato la prima causa di morte per malattia in età prescolare. La ricerca è il solo e unico strumento utile per salvare vite. Invertire la rotta di un tumore verso il futuro è possibile. A Pasqua sostienici scegliendo le uova del bambino con l'imbuto sul nostro sito, nelle scuole, ovunque. Tutti insieme possiamo farcela salvare i bambini ammalati. Unisciti a noi, al gruppo di quelli del bambino con l'imbuto. E allora compriamo queste uova per Pasqua e regaliamole. Grazie a tutte le persone che lavorano con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In regia, come sempre, sorridente, c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri da formulare sono già in sovrimpressione, le ricordo. 0871 il prefisso, 5873230, 5873235, ma aspettiamo anche le email. L'indirizzo è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco, Francesco Specchiulli in regia. Professore, possiamo dire, parliamo subito delle varianti, possiamo dire che sono una genialità, mi passi questo termine, del virus per aggirare il nostro sistema immunitario? Allora, in realtà il virus sì, sono una genialità casuale, nel senso che il virus è un organismo veramente povero che a differenza per esempio di noi umani non ha la capacità di riparare i danni del proprio codice genetico. Per cui cosa succede? Che varia in continuazione e in questo variare che cosa succede anche? Che è sempre più probabile che trovi delle nuove combinazioni vantaggiose. In altre parole, quanto più una specie è evoluta, quanto più la mutazione probabilmente è negativa. Nell'uomo, se ci sono mutazioni, viene il cancro o vengono malattie genetiche. Quanto più un essere vivente, e tra l'altro addirittura i virus sono quasi al confine non essere neanche viventi, quanto più è in basso proprio nella catena evolutiva, tanto più le mutazioni lo possono migliorare. Quindi che cosa succede? Che casualmente muta perché non ripara le mutazioni, e in questa lotteria di cambiamenti poi esce fuori a un certo punto una combinazione che è vantaggiosa. Perché? Bellissima questa spiegazione, questa lotteria. Beh, è così. Perché è vantaggiosa? È vantaggiosa perché il virus per riprodursi deve poter infettare. Quanto più il virus infetta, tanto più sopravvive e si trasmette, si riproduce e si trasmette. Le varianti sono una forma più infettiva e quindi sono tre numeri vincenti della lotteria di mutazioni del virus. Più varia e più circola, e circola anche a velocità sempre maggiore, professore, il virus. Le varianti vantaggiose sì, noi abbiamo anche assistito sul territorio alla presenza di varianti che sono scomparse subito, perché evidentemente non erano avvantaggiate rispetto al ceppo originale. Quando è comparsa l'inglese non c'è stata più storia, si è presa tutto il territorio. Quindi essendo più infettiva, ovviamente che cosa succede? Che è più infettiva del 75%, quindi significa in pratica che è quasi doppia la possibilità che io, avendo un contatto potenzialmente infettivo, venga infettato. Proprio per questo l'importante in tutta questa vicenda è quello di ricordare che i presidi sono sempre gli stessi e che vanno usati con più attenzione, perché adesso abbiamo un virus che è più infettivo. Allora io faccio anche un esempio: se d'estate io ho delle zanzare, ma ho le zanzare tigri rispetto a quelle normali che sono più pericolose, magari le zanzariere mi ricordo di più di metterle, perché è più rischioso che entri una zanzara. In questo caso è più rischioso che entri la variante inglese, perché poi si attacca. Senta, tutti i casi di variante sono riferibili a persone che avevano viaggiato? Le chiedo questo perché poi le voglio fare un'altra domanda a proposito delle varianti che circolano, poi sì, entreremo nel dettaglio di quelle che abbiamo quotidianamente sotto mano, un paio anche in Abruzzo. La domanda è una domanda che ci poniamo anche noi. Allora, noi a Chieti abbiamo trovato un caso di brasiliana, e lì era un paziente che veniva dall'Umbria, sì, dove sapevamo che c'era un focolaio. Infatti c'era stata attenzionata dai colleghi della medicina
di Chieti dicendo attenzione perché questo è un paziente che viene dall'Umbria, per cui abbiamo cercato la brasiliana e l'abbiamo trovata. Quindi diciamo ne sono stati trovati pochissimi e in tutti è stato possibile tracciare la provenienza. Sull'inglese andare a sapere qual è stato il paziente zero è pressoché impossibile, come pure è difficilissimo capire perché proprio da noi, nel senso che io posso giustificare perché Pescara rispetto all'Aquila, perché c'era l'aeroporto con i voli diretti da Londra, ma perché l'Abruzzo rispetto a tante altre regioni che hanno voli diretti con Londra, noi non ce lo riusciamo a spiegare in questo momento. Io le ho fatto questa domanda perché è quello che mi interessa a capire di più è come mai ci abbiamo messo quasi un anno, poco meno, a scoprire le varianti, cioè soprattutto l'hanno portate persone che hanno viaggiato. L'anno scorso d'estate si è mosso il mondo, sì. Eppure le varianti abbiamo cominciato a individuarle, voi le avete individuate diciamo tarda autunno, ottobre, novembre? No, più tardi. Più tardi ancora? Più tardi, ma noi ci siamo posti la stessa domanda e abbiamo fatto una cosa, la nostra prima segnalazione del 22 dicembre. Allora siamo andati a riguardarci tutte le analisi prima per vedere se ci fosse sfuggito un segnale che faceva sospettare le varianti e prima del 10 di dicembre non abbiamo trovato nulla. Questo cosa significa? Che effettivamente prima di dicembre non c'erano. Eppure la gente viaggiava, ma a sua volta nel Regno Unito la variante inglese si è diffusa non da moltissimo. Il problema è che adesso per noi è normale parlare di variante inglese, ma la velocità con cui si è diffusa prima in Inghilterra e poi è arrivata da noi è impressionante. Anche in Inghilterra erano piccoli focolai e poi dopo si è presa tutto quanto il territorio. Quindi in questo caso io mi sento di dire che non esisteva prima dell'autunno non esisteva. Poi casualmente, eccolo là, esce fuori l'insieme di mutazioni vantaggiose, si espande ed è ovvio che la cosa più probabile è che un viaggiatore sia venuto in Italia e l'abbia portata qua. 21:18, do spazio e volentieri alla prima telefonata della serata per il nostro ospite, il professor Liborio Stupia. Stupia, buonasera, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? La sento malissimo. Pronto? Sì, pronto. Sì, avvicini di più la cornetta alla bocca, per cortesia. Da dove chiama? Ok, pronto, sì. Sì, adesso la sento. Da dove chiama? Da Pescara. Sì, prego. Niente, io ho più di 81 anni io e 81 mia moglie. Abbiamo prenotato la vaccinazione sul sito della regione circa il 20 gennaio, però vorrei sapere se è possibile quando potremmo più o meno essere chiamati, che cosa bisognerebbe fare, perché siamo in casa da ottobre uscendo poco, adesso con quello che sta succedendo a Pescara non usciamo proprio più tranne che un po' sul balcone. Sì. Guardi, professore, se vuole rispondere lei, se sa qualche altra cosa, so che stanno cominciando a chiamare. Posso dare un segnale di speranza? Mia madre, che ha 88 anni, è stata chiamata ieri e ha fatto il vaccino oggi, per cui stanno iniziando a chiamare. Ovviamente posso dare soltanto questa esperienza personale, perché non c'entro niente col piano vaccinazioni, ma posso garantire per esperienza personale e familiare che li stanno chiamando. Sua mamma vive a? Pescara. A Pescara. Anzi, a Montesilvano per esattezza. Però. Montesilvano, Pescara. Quindi, nostro amico di Pescara, possiamo dire che stanno cominciando a chiamare. Hanno iniziato le vaccinazioni degli ultra ottantenni nei giorni scorsi, quindi probabilmente arriveranno anche a lei e a sua moglie. E comunque fa bene a non uscire, quello sono d'accordo con lei, almeno. Ma il problema si sente dire che non ci sono i vaccini sufficienti. Professore, ci sono o non ci sono? Ne stanno arrivando un po' pochi, ma ne stanno arrivando un po' pochi in tutta Italia, non solo da noi. Professore. Allora, il problema vaccini esiste e questo è innegabile. Poi però voglio dire, non è facile organizzare un piano vaccinale. Per cui in realtà anche se arrivassero tutti di botto bisogna tener conto che fare i vaccini vuol dire mettere in moto un esercito, per cui siamo sicuramente in ritardo, ma vorrei
Io lo dico perché difendo i colleghi impegnati in questo un po' come mi ricordo che era all'inizio quando a noi ci dicevano che ci vorrà fare un tampone. Sì, a fare un tampone se me ne arriva uno al giorno, ma se te ne arrivano 1.000 è diverso. Allora, i vaccini lo stesso, che ci vuole? Ci vuole organizzazione. Alcuni dei vaccini, per esempio lo Pfizer, che viene con queste fiale in cui le aliquote sono 6 e quindi bisogna fare il calcolo esatto che il numero di persone che vaccini quel giorno sia un multiplo di 6, altrimenti lo butti, insomma non è facilissimo. Detto questo, l'Italia sistema è indietro perché ne ha ricevuti pochi. Poi bisogna, una volta aperti bisogna farli, perché una volta aperti bisogna farli, vanno buttati come si buttava la sesta dose all'inizio quando se ne facevano solo 5. Sì. E adesso anche che per il fatto che deve essere tenuto a meno 80, cos'è? A meno 80, sì. In bocca al lupo al nostro amico di Pescara, grazie, speriamo grazie, che buonasera. Chiamino presto sia lei che sua moglie. Buonasera a lei. Altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Avezzano. Sì, prego. Sì, una curiosità da chiedere al professore. Cioè questo virus, come altri virus che spesso sono anche letali per l'uomo, mi sembra di vedere una forma di contraddizione, cioè il virus ha bisogno diciamo di persone per poter proliferare, però se ammazza diciamo dico così un po' il paziente non ha questa possibilità di poter proliferare, perché deve uccidere diciamo il paziente? Lo dovrebbe tenere in vita proprio per fare in modo che riesca diciamo a sopravvivere, cioè sembra quasi che sia un suicidio da parte del virus. Ecco, io questa è la domanda che volevo chiedere, che aveva un po' una contraddizione, volevo sapere cosa ne pensava. Una bella domanda. Complimenti. Grazie al nostro amico di Avezzano. Grazie mille, buona serata. Buona serata a lei. Non solo è bella, ma sì, mi complimento anch'io, perché è la domanda centrale di tutto proprio il dogma. Allora, il virus non ha interesse a ucciderci, e quando uccide in realtà è quasi un incidente di percorso, nel senso che chiaramente il virus non decide nulla, non è un essere vivente in grado di pensare. Questo perché è importante? Perché in realtà pian piano nella storia di tutti i virus si selezioneranno i ceppi che infettano di più e uccidono di meno. Qual è il problema? Che purtroppo quelli che infettano di più, fin quando mantengono la stessa mortalità, faranno aumentare la mortalità. Allora l'inglese non è più mortale del ceppo originale, soltanto che infetta più persone. Se noi manteniamo una mortalità uguale, se io ne ho infettate 50 da una parte e 100 dall'altra, mi raddoppia la mortalità. Quindi per il momento purtroppo abbiamo visto solo le mutazioni che aumentano la proliferazione. Si selezioneranno però chiaramente anche quelle che diminuiscono la mortalità, per gli stessi motivi che ha detto il telespettatore, che a quel punto il virus, tanti altri coronavirus sono quelli che a noi danno il raffreddore, vanno girando e stanno tranquilli perché a noi ci danno il raffreddore. Il raffreddore è uno strumento potentissimo di trasmissione, ma finisce là. Altri coronavirus sono micidiali, perché c'è stato anche il SARS, il primo SARS, e quindi la domanda è il punto giusto. Quando fortunatamente e solo per motivi casuali si troverà l'equilibrio tra avere un virus che infetta ma non uccide, sarà, come suol dirsi, addomesticato e ce lo terremo. Grazie professore, un saluto al nostro amico di Avezzano. Altra telefonata mi fa segno Gigliola. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Da Chiniscalo. Prego. Senta, io sono titolare di una caffetteria e tabaccheria in una Enel Station in Viale Benedetto Croce. Abbiamo dei seri problemi per contenere le persone fuori dai locali. Io mi domando, ma non è arrivato il momento di veramente stoppare questi esercizi che fanno questo finto asporto, gestire queste persone fuori dai locali con questi caffè che entrano e escono? Non riesco, proprio questa sera mi sono reso conto che nessuno più rispetta veramente le regole anti-Covid. Nessuno, che problema proprio possiamo, cioè io mi domando, perché il sindaco non decide di chiudere qualche giorno, che sia una settimana, che sia 10 giorni, affinché
finisca questa farsa di questi locali aperti. C'è una bella battaglia in corso anche a livello nazionale, no, sì. Professor Stupia, chi vuole aprire a pranzo, a mezza cena, ai bar. Io credo che tutto dovrebbe essere ricondotto anche al senso di responsabilità e di civiltà delle persone. Comunque, se il sindaco di Chieti ci sta ascoltando, so che ha chiuso le scuole, ha chiuso anche alcune piazze e alcune strade di Chieti. Professore, che dice lei? Questa domanda ci pone di fronte a un fatto: mai come in questo caso il cattivo comportamento di pochi può nuocere a tanti. Per cui effettivamente, perché veramente il discorso della telefonata è importante, perché spiega che c'è un comportamento preciso, cioè di non rispetto delle precauzioni, che poi dovrebbe portare come risposta a dire chiudiamo tutto. Allora, se tutti quanti facessero un minimo sforzo, quei pochi, perché la maggior parte sono stati tutti disciplinatissimi, però quei pochi, rendersi conto che quei pochi sono pericolosi, e in alcuni casi purtroppo non sono tanto pochi, perché parlavamo prima di quello che è successo a Bergamo ieri, che è tra l'altro prima della partita Atalanta-Real Madrid, tra l'altro realmente un'offesa ai morti di Bergamo dell'anno scorso. Quindi quello che chiede il telespettatore è la segnalazione, a me sembra giusta: facciamo prima tutti uno sforzo, se tutti facciamo uno sforzo potremo evitare, altrimenti è ovvio che diventerà obbligato di dire vabbè, allora basta, rifacciamo il lockdown come a marzo prima. Per forza. Grazie professore, prendiamo atto della considerazione giusta del nostro amico di Chieti Scalo. La saluto, altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione, poi tra 2 minuti devo andare in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, però deve abbassare il volume del televisore. Da dove chiama? Sì, pronto, buonasera. Sì. Da Pescara. Sì, deve abbassare il volume del televisore. Ho abbassato. Ecco, parli al telefono e faccio la domanda al professor Stupia. Allora, io ho prenotato sulla piattaforma il vaccino per mia moglie, la quale è affetta da diverse patologie, ha l'Alzheimer, il Parkinson e un tumore. Volevo sapere se può sostenere, se può fare il vaccino, oppure ci sono delle controindicazioni per i soggetti così deboli. Allora, io faccio una premessa, anche perché non voglio mettere in difficoltà il professore, che è più un tecnico rispetto al clinico, visto che siamo magari abituati ad ospitare soprattutto clinici in questa trasmissione. Se il professore se la sente di rispondere. No, è chiaro che l'unica cosa che posso dire è che per ogni tipo di vaccino si conoscono bene quali sono le categorie, che è bene che non lo facciano, quindi poi io alla domanda specifica non so rispondere perché non è il mio campo, però dico di star tranquillo perché nessuno viene vaccinato non tenendo conto della sua situazione, quindi per esempio chi è iperallergico, certo. Per esempio oggi parlavo con una paziente dell'allergia al lattice, che sembra una sciocchezza, invece è importante perché quando si fa la vaccinazione si indossano i guanti di lattice, sì. Quindi ecco, allora c'è tutta una lista, se leva anche sui siti del Ministero, c'è tutta una lista delle situazioni, quindi può star tranquillo che quando lei porrà il problema sapranno esattamente cosa fare. Poi con le patologie enunciate dal nostro telespettatore penso che abbia anche una corsia preferenziale. Assolutamente sì, assolutamente nella sì. Chiamata. Do spazio a questa telefonata, Gigliola, e poi vado in pubblicità. 21:29, una domanda breve per cortesia, perché devo dare spazio alla pubblicità? No, allora, pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata al focus che abbiamo deciso di organizzare per questa sera, parlando di tutto quello che fa varianti del SARS-CoV-2, ospite il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare, diagnosi Covid dell'Università Gabriele D'Annunzio. Gigliola mi fa segno che abbiamo una telefonata, prima però con l'ausilio di Francesco in regia voglio far vedere
al professore una variante che neanche il suo laboratorio ha sicuramente testato. Vediamo questa diapositiva, la conosce questa, professore? Ho visto la diapositiva, ma no, non l'abbiamo trovata nel nostro non momento. L'avete ancora trovata, questo per stemperare un po' il clima. Tra poco parleremo di variante inglese, brasiliana e sudafricana, intanto abbiamo quella abruzzese che è connotata dal sapore degli arrosticini in bocca. Parte le battute, torniamo seri, diamo spazio ai nostri telespettatori. Pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sto chiamando dall'Aquila. Sì. Vorrei fare una domanda al professore. Come si spiega che nell'ultimo mese, se non nell'ultimo mese, nelle ultime tre settimane, Pescara e Chieti sono diventati dei focolai ingestibili? Ma si spiega, su questo una spiegazione ce l'abbiamo, che è apparsa la variante inglese. E quello che ha cambiato tutto, noi l'abbiamo incominciato a vedere e l'abbiamo visto che aumentava sempre di più, e devo dire che l'interfaccia con i colleghi di ZS di Teramo è stata importantissima, perché loro tracciavano anche l'Aquila e Teramo, e nei fatti, quindi tutto il territorio è tracciato, ma i due punti, Pescara e Chieti, che io appunto considero pressoché un punto unico, perché insomma 14 km di asse attrezzato, se pensiamo a una città come Roma, sono due quartieri. Quindi si spiega questo, vi do un numero per farvi capire, ci si è preoccupati a livello nazionale quando la prevalenza della variante inglese è arrivata al 18% dei tamponi positivi, 18% a livello nazionale. In quegli stessi giorni Pescara e Chieti, ma soprattutto Pescara, andavano tra il 65 e il 70% di prevalenza, quindi stiamo parlando del triplo rispetto a quello che è successo a livello nazionale. Quindi su Pescara e Chieti la risposta è facile, è aumentato il numero delle infezioni perché sono apparse le varianti. Il nostro amico, altre domande per il professore? Beh, sì, ne avrei una che penso che sia logica e spontanea fare, nel senso, come mai non sono stati presi dei provvedimenti adeguati e si è aspettato di portare Pescara e la provincia di Chieti ad essere rosse quando i dati erano talmente evidenti, diciamo così, per evidenti, arrivare ad adottare evidenti misure più drastiche, dice lei. Me penso proprio di sì, voglio dire. Okay. Guardi, le dico questo perché lavorando in ospedale all'Aquila ho e vedo quotidianamente arrivare dei pazienti da Pescara e Chieti, che cosa siano Pescara o Chieti, non ha grossa differenza. Però voglio dire, allora, l'ospedale che è stato costruito e adibito al Covid a Pescara, che funzione ha e non riesce a sopportare il numero dei pazienti positivi? Punto chiarissimo, di domanda. Chiarissimo. Professore. Ma in realtà tutto si è mosso così velocemente che non è che non c'è stato. Allora, fino al 22 dicembre in Abruzzo non era stata segnalata nessuna variante. L'abbiamo segnalata insieme noi a Chieti, di ZS. Addirittura il Washington Post ha fatto un articolo, sì, per quanto era clamorosa questa cosa, che il ZS aveva trovato due o tre pazienti, sì, di guardia grele, due o tre. E stiamo parlando del 22 di dicembre. Dal 22 di dicembre non è che sono passati due anni per cui c'è stato il tempo di... Noi abbiamo fatto le segnalazioni, siamo partiti come regione prima di tutta Italia nel tracciare le varianti, ma in quel momento non potevamo neanche dire se quelle varianti fossero poi realmente più pericolose, che guardate che non è facile, per esempio accennavo prima, noi avevamo trovato una variante che è apparsa ed è scomparsa, quindi effettivamente non era più pericolosa, a Lanciano è apparsa e scomparsa.
non l'abbiamo ritrovata più. L'inglese ha continuato a crescere, quindi anche perché poi tanto cosa si poteva fare? Cioè, se non richiamare, come sto facendo io, quasi disperatamente le persone a dire state attenti perché gira una forma più infettiva, mantenete più possibilmente aderenti le norme di prevenzione. Posso aggiungere anche altro, perché alcune cose le devo dire, per favore, la mascherina è un presidio medico, lasciate stare la mascherina glamour che fa pandan con la cravatta o col vestito, prendete le mascherine che funzionano. Seconda cosa, il naso fuori dalla mascherina, no, bravissimo, perché il naso fuori dalla mascherina è come se non la portate la mascherina, allora sono piccole cose. Per cui se sappiamo che fuori sta piovendo, usciamo con l'ombrello. Allora il nostro lavoro è stato dire attenzione perché sta per iniziare a piovere. Dopodiché è ovvio che le persone devono anche comportarsi in maniera responsabile. Se sono aumentate le infezioni, sicuramente non possiamo negare che il centro di Pescara sembrava non vivere in epoca Covid, perché io non ci vado da una vita, ma le immagini le ho viste. Non vedevo grandi differenze tra l'epoca pre-Covid e quella post-Covid. Quindi in realtà non è che non si è fatto nulla, è che la situazione è accelerata molto velocemente. Guardate che in altre regioni non hanno neanche l'idea di come sia la situazione sotto tiro, non hanno proprio l'idea di quante varianti abbiano. Quindi per una volta non diciamo per forza male all'Abruzzo. Il nostro amico dell'Aquila invocava Dica. No, scusi l'interruzione, io non è che voglio parlare male dell'Abruzzo, è che ho notato che da quest'estate, da quando si è dato il via libera a tutti, l'Aquila, voglio dire, fino alla prima fase non è stata toccata, dopodiché è scoppiato il pandemonio. Allora non capisco se è soltanto un problema di giusto comportamento da parte del cittadino, ma a questo punto dovrebbero intervenire anche gli organi ufficiali, o sbaglio, perché so benissimo che sul lungomare di Pescara, specialmente il fine settimana, è come stare a Rio de Janeiro. Quindi Sono misure drastiche che vengono adottate, ogni tanto scappa con la bella giornata, però insomma le pattuglie passano in continuazione, tante persone sono state multate. Scappa con una bella giornata? Lo so. Anche all'Aquila è una settimana che fa bella giornata, ma io non vedo persone in giro, né senza mascherine e ne vedo pochissime. Speriamo che si mettano in regola anche quelli di Pescara. Grazie per i suoi consigli e saluto l'amico dell'Aquila. Do spazio a un'altra telefonata. Intanto dico, i modelli matematici che tanto vanno di moda in questo periodo, nelle previsioni dei modelli matematici sembra che a metà marzo la stragrande maggioranza dei casi, per non dire tutti i casi, siano dovuti alla variante inglese. Da noi oramai è dominante, sì. Chiedi Pescara cos'è, 60-65-70%, sarà poi così in tutta Italia, credo di capire. Telefonata, sentiamo chi c'è dall'altro capo del telefono, pronto rete 8? Buonasera, chiamo da Pescara. Buonasera signora. Vorrei fare una domanda al professor Suppia. Prego. Allora, si dice che questa variante inglese abbia una buona incidenza nei ragazzi e nei bambini rispetto alla variante base. E questo può dipendere da un tipo scientifico o è solo un'evidenza epidemiologica e non ha nessuna base scientifica? Questa è una domanda molto importante. Allora, mi hanno rubato due domande. L'amico dell'Aquila ha chiesto quello che le stavo per chiedere, perché ci spieghiamo questo boom di contagi da variante inglese che è di Pescara, e la signora di Pescara perché, cioè, se è vero che la variante inglese sia pericolosa per bambini, ragazzi, scusi. Tanto è vero che sì, c'è stato il provvedimento di chiusura delle scuole anche per questo, insomma, sì. Anche perché si è visto un'incidenza elevata tra i ragazzi. Può dipendere, non so, dal fatto che questi giovani
facciano una maggiore vita sociale, siano meno attenti, oppure c'è un'evidenza scientifica in tutto questo? Però le scuole non sono state chiuse dappertutto, professore. Allora, no, parliamo di qui in questa zona. Sì, sì, no, ma anche lì vicino a Francavilla, per esempio, non sono state chiuse le scuole. Professore. Comunque, signora, la sua domanda è veramente ben posta, perché lei chiede una cosa importantissima, cioè se è un effetto epidemiologico o biologico, che sono due cose diverse, ossia nel primo caso se noi stiamo soltanto registrando che i ragazzi sono infetti o si ammalano più di quello che vedevamo prima, nel secondo caso se noi abbiamo una spiegazione tecnica del perché il virus colpisce di più i ragazzi. Allora la risposta giusta al momento è la prima, perché noi sappiamo che abbiamo molti più giovani che vengono colpiti, ma non dimentichiamo che un anno fa, a marzo, aprile, maggio, i ragazzi erano tutti a casa, in lockdown, quindi non uscivano. Secondo, adesso noi sempre di più facciamo i tamponi sulla popolazione, mentre l'anno scorso la facevamo fondamentalmente sui ricoverati, e quindi i ricoverati ovviamente erano molto più spesso gli anziani, perché a parità di numero di casi infetti, quelli che vengono ricoverati molto di più sono gli anziani. Quindi è possibile che quello che noi stiamo vedendo dipenda dal fatto che i giovani hanno ricominciato a circolare quest'estate. Non dimentichiamo che a Pescara, e noi questo l'abbiamo notato subito, e a me è costato l'unico periodo di ferie che avevo pensato di prendermi, abbiamo avuto il rientro dei nostri ragazzi dalla Croazia e da Malta, e io ricordo ancora il giorno in cui da noi vennero a fare il tampone 5 ragazzi tutti positivi da Malta, e là capii che era finita, perché eravamo stati bravi in Italia, sono andati a prendersi il virus fuori. Quindi che succede? Che siccome i ragazzi sono molto più spesso asintomatici, sono dei diffusori perfetti, perché sono persone che stanno bene, non accusano i sintomi, vanno in giro e quindi contagiano. Allora, poi riaprendo le scuole, li abbiamo messi in grado di scambiarsi il virus di più, quindi sicuramente l'aspetto epidemiologico lo capiamo. Quello biologico probabilmente è solo che il virus è più infettivo in generale e quindi colpisce di più anche le persone che normalmente erano più resistenti, ma non abbiamo una motivazione per credere che ci sia una molecola che si attacca meglio ai giovani, o almeno al momento questo non lo sappiamo. Bene, così la nostra amica di Pescara. Grazie mille, sì, perfetto. Grazie a lei. Grazie a lei. Prima dell'altra telefonata, sarebbe meglio chiudere le scuole, professore, asili, elementari comprese? Gli anziani forse stanno un po' più a casa, anche se allora, non è proprio così, forse sono un po' più ligi nel rispettare. I ragazzi, magari dalle medie e superiori in su, sono quelli che stanno un po' destabilizzando questa situazione, secondo lei? Ma non colpevolizziamoli, perché non è un problema del loro comportamento, ma del fatto che hanno questa cosa di infettarsi ed essere asintomatici, quindi senza saperlo di... Allora, chiudere le scuole, adesso io ho sempre difficoltà, perché io posso dire da un punto di vista sanitario sì, però io dico il punto di vista sanitario, poi ci sono le motivazioni sociali, psicologiche, economiche, le dobbiamo valutare tutte, però mi sento di poter dire che non credo che questo stop and go che è stato fatto fino adesso abbia salvato l'anno scolastico. Quindi, visto che non stiamo parlando di una vera didattica in presenza come era una volta versus una didattica a distanza, parliamo di uno stop and go, di un modello misto, ibrido, contro il fatto di stare a casa. In questo momento io li farei stare a casa a questo punto il più possibile. Comprese anche asili elementari. Asili elementari c'è il problema che io capisco dei genitori. E quello è un problema. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Sì, buonasera, da dove chiama? Da Roveto. Prego. Una domanda. Volevo sapere se chi ha avuto il Covid deve vaccinarsi e che tipo di vaccino deve fare eventualmente in base al tipo di virus con cui si è infettato. Questa è un'altra domanda importante. Allora, su questo anche noi stiamo lavorando, sarà importante verificare chi ha avuto il Covid, se ha ancora gli anticorpi, ossia se una persona si è infettata da poco e ha gli anticorpi, qualcuno dice che per esempio può bastare una sola vaccinazione invece di due,
monitorando questo titolo anticorpale. Se invece una persona ha avuto il Covid tanto tempo fa e gli anticorpi già sono riscesi, allora è giusto che si vaccini. Ma la domanda è importante perché ci pone a un altro dei problemi che noi abbiamo adesso. Noi adesso dobbiamo monitorare due categorie, quelli che sono stati già infetti e i vaccinati. Perché non basta dire sono vaccinato per avere la patente di immunità. Noi abbiamo delle risposte immunitarie diverse. Io lo so benissimo, l'unico vaccinato di tutto il gruppo Covid che non ha sviluppato risposte immunitarie sono io, quindi lo so. Purtroppo evidentemente lo stress abbassa le difese immunitarie, quindi dire ho fatto solo la prima dose, ma non ho grandi speranze neanche nella seconda. Dire uno vaccinato, noi dobbiamo passare, e lo diciamo a chiacchiere ma lo dobbiamo fare veramente, alla medicina personalizzata, cioè dire il signore vaccinato che ha una tot valore di immunoglobuline di IgG deve rifarlo, quello che ha un altro valore che ne ha tante può fare una sola dose o può anche non farlo. Su questo a Chieti stiamo incominciando a lavorare e sarà un altro aspetto importante, quindi ricordarci che non siamo tutti uguali. E poi c'è da dire sempre, ricordare sempre che uno non può scegliersi il vaccino, no? Nel senso che no. Uno farà la vaccinazione in base alle scorte, alla dotazione che è arrivata sì. Alla ASL. Grazie al nostro amico di Roseto, vado da Francesco in regia. Abbiamo preparato tre diapositive riguardanti la variante inglese. Possiamo cominciare a farle vedere, così il professore ci spiega anche che cosa sono queste varianti, le loro differenze e che cosa ricavano loro dagli esami di laboratorio. Professore. Sì, questo che probabilmente per molti a vederlo così è incomprensibile, può sembrare anche un quadro futurista. Questo è il risultato di un tampone negativo. Praticamente come si interpreta un tampone? Vedete che c'è una linea rossa a metà del grafico. Se un segnale oltrepassa la linea rossa vuol dire che quella sequenza che io sto analizzando è presente. In questo caso c'è solo una striscia gialla che si vede a malapena, che è un controllo, cioè la reazione di controllo è venuta, quindi l'analisi è venuta bene, ma non c'è traccia del virus. Se andiamo alla prossima, se è possibile andare avanti, eccola qua. Questo è un paziente positivo, vedete che si vede clamorosamente la differenza, perché oltre alla linea gialla si elevano anche tre linee che sono una verde, una blu e una rossa. Cosa sono? C'è scritto sotto, sono tre geni del virus. Il gene N, blu, il gene rosso, orfe, il gene S, verde. Cos'è il gene S? Il più importante di tutti, perché S è il gene che produce la proteina con cui il virus si lega. Allora, a un certo punto, che cosa noi abbiamo iniziato a vedere a dicembre che ci ha colpito? Se questo che vedete è il quadro di un tampone classico positivo che vedevamo fino a dicembre, da dicembre, se andiamo alla prossima diapositiva, abbiamo incominciato a vedere questo. Vedete che abbiamo la linea blu, la linea rossa, la linea gialla, guardate la linea verde che decolla e poi precipita immediatamente. Questo quadro particolare è un indizio che ci sia la variante inglese, non è la certezza, ma è un indizio. Per cui che cosa è successo? Che io me lo ricordo ancora il giorno in cui abbiamo incominciato a vedere 20-30 persone con questo aspetto e ci siamo detti, porca miseria, questa è la variante inglese. Dopodiché il sospetto è diventato realtà quando abbiamo fatto quello che si chiama il sequenziamento. Cos'è il sequenziamento? Leggere tutto il codice genetico del virus e trovare le mutazioni nel codice genetico che permettono di attribuire quella sequenza a uno specifico ceppo. Quindi questo che vedete è il sospetto di variante inglese, che quindi si vede subito durante l'analisi, e poi c'è la conferma. In questo modo quello che all'inizio era stato un riscontro casuale di alcuni piccoli focolai oggi è quotidiano. Oggi io mi sono fatto i conti prima di uscire dall'istituto, abbiamo avuto 60 positivi di cui 40 varianti inglesi, quindi 40 che avevano questa faccia, quindi siamo ampiamente oltre il 50, siamo al 60, oltre il 60%. Grazie professore, altra telefonata credo, mi fa segno Giuliola, sì, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Allora, siamo da Teramo. Sì. Volevo fare la domanda al professore. Sì, volevo chiedere, siccome sono una malata fragile, appartengo a categoria fragile, il vaccino AstraZeneca, che adesso hanno portato l'età fino a 65 anni, ci rientriamo anche noi oppure dobbiamo fare quell'altro, praticamente ci fanno quell'altro?
Lo Pfizer? No, io credo che per adesso, ripeto, questo è un campo che non mi appartiene specificamente, però ripeto, ogni tipo di categoria fragile poi ha delle indicazioni precise e quindi assolutamente non si deve preoccupare che le facciano un vaccino che per lei non va bene. Sono due filosofie di vaccino completamente diverse che probabilmente non so se tecnicamente anche un po' complicato da spiegare, però poi si sa benissimo perché sono state fatte le sperimentazioni, non è vero come ha detto qualcuno che noi siamo le cavie, si sa tutto e quindi si sa anche in base allo specifico problema di un individuo qual è il vaccino che per lui può essere più indicato, quindi ancora una volta le dico, non so dirle per la sua situazione se può essere AstraZeneca o Pfizer o Moderna quando arriverà, però sicuramente già si sa per ogni situazione qual è il vaccino più adatto. Grazie professore, volevo commentare con lei una notizia di oggi. Tracce di varianti inglese, brasiliana e spagnola sono state trovate nelle acque reflue di Guardia Grele dall'Istituto Superiore di Sanità e anche adesso non mi ricordo da quale laboratorio. Com'è possibile, professore? E anche voi state lavorando in questa sorta di tracciamento, mi sembra di capire, oppure no? Allora, noi avevamo un progetto di un collega del mio dipartimento che era proprio interessato a trovare la presenza del virus nelle acque reflue, ma il virus senza distinguere le varianti, era proprio all'inizio del Covid. Poi in realtà c'è stata una serie di motivi per cui non si è sviluppato e invece i risultati di oggi ci dicono che andava portato avanti. Perché questa è un'indicazione importante, che quello che abbiamo visto epidemiologicamente, ossia che a Guardia Grele è uno dei posti dove è cominciato tutto, letteralmente, ha una rispondenza sul territorio. Vedete che a me anche l'immagine di pensare che nell'acqua e nelle acque reflue noi il virus lo andiamo a ritrovare, vi dà l'idea di quanto è presente nell'ambiente che ci circonda e quindi che noi possiamo mappare il territorio. Questo concetto di mappare il territorio lo si sta facendo e lo stiamo facendo anche noi in maniera importante, perché un'altra cosa importante è capire se il virus in un certo territorio si sviluppa meglio, per esempio se c'è più inquinamento, le polveri sottili aiutano o non aiutano il virus. Il legame col territorio è importante. In Lombardia, per esempio, perché l'anno scorso è partito tutto da là? Un po' perché c'era il commercio con la Cina, ma un po' perché le città lombarde hanno i mezzi pubblici che funzionano meglio rispetto al sud, le persone le usano di più, nei mezzi pubblici si sta stipati, hanno i palazzi più alti con gli ascensori. Gli ascensori sono un posto pericoloso, quindi capire un territorio vuol dire molto. Da questo dato di Guardia Grele, quello che noi capiamo è che c'era una quantità enorme di varianti sul territorio. Adesso io non so esattamente loro quando le hanno raccolte, però c'era un dato enorme e di cui noi avevamo visto la punta dell'iceberg poi in realtà. E affinché la situazione non sfuga di mano come con la variante inglese, no? E mi riferisco alle altre due varianti, sudafricana e brasiliana, che sono quelle in circolazione in Italia e qualcosina anche qua da noi, sarebbe importante da subito identificare i focolai e arginarli, professore, affinché non esploda, come è successo nell'area metropolitana, chi di Pescara per quella inglese? Sì, perché soprattutto la brasiliana crea un problema in più, mentre per l'inglese siamo abbastanza tranquilli che risponde ai vaccini, c'è qualche dubbio sulla brasiliana. Se noi permettiamo adesso alla brasiliana di svilupparsi nel momento in cui non abbiamo ancora coperto col vaccino la popolazione, sarà veramente un problema. Un altro problema per noi è che la brasiliana e la sudafricana sono più difficili dell'inglese da identificare, ci vuole più tempo. Quindi adesso la grande domanda, il grande quesito è, io vi ho detto, 60% dei positivi hanno l'inglese, gli altri 40 cos'hanno? Hanno il ceppo originale o in mezzo c'è già la brasiliana e la sudafricana? Fino adesso il sudafricano noi non abbiamo trovato, brasiliana è una, quindi auguriamoci che sia il ceppo vecchio, che sta andando, il virus originale, che poi non è neanche quello originale di Wuhan perché venendo è cambiato, ma va bene. Però tanto per avere una ricostruzione storica. Quello originale. Praticamente dobbiamo quasi augurarci che rimanga quello, perché noi abbiamo messo a punto le strategie contro di quello, le strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche con i vaccini. Se lì in mezzo invece, se quel 40% ci stanno altre cose, allora veramente bisogna stare attenti. 21:56, devo andare in pubblicità, chiedo scusa ai telespettatori che vedo Giglio
scuola sono in linea e aspettano di poter dialogare col professor Stupia, lo potranno fare tra pochissimo, dopo la pubblicità. Ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata alle varianti del SARS-CoV-2. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare diagnosi Covid-19 dell'Università Gabriele D'Annunzio. Mi fa segno Giulio dalla redazione dei telespettatori in linea, do spazio volentieri a loro subito. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Chiamo da Pescara. Prego. Vorrei parlare col professore. Sì, è tutto suo. Eccomi. Allora, io sono stato operato a una protesi al ginocchio e nel frattempo ho preso il Covid. Dopo circa 20 giorni sono risultato negativo e sono riuscito. Adesso posso fare la vaccinazione? Vale, quanto tempo fa è successo questo? Allora, io sono uscito dall'ospedale da dicembre, i primi di dicembre. E si è negativizzato allora, a dicembre? Sì, con due tamponi sono stato... Allora, in teoria lei sarebbe un'altra di quelle persone che sarebbe opportuno facesse un sierologico per vedere se già gli anticorpi, dopodiché questo non vuol dire che non si deve vaccinare, ma che diciamo che se è già coperto dagli anticorpi può vaccinarsi, diciamo, senza priorità. Se invece il titolo anticorpale è sceso, si deve vaccinare. E quello che dicevo prima, che in realtà noi abbiamo due categorie, che sono i vaccinati e quelli che hanno avuto il Covid, che dovremmo monitorare per vedere com'è la risposta. Cioè non c'è una risposta univoca alla sua domanda, perché dipende a lei il Covid, se ha fatto produrre abbastanza anticorpi. Comunque non c'è controindicazione, cioè non è che chi l'ha avuto, però si dà in questo momento la priorità a chi non l'ha avuto, perché si ipotizzo ovviamente che chi non l'ha avuto non abbia proprio anticorpi, mentre chi l'ha avuto sia un po' protetto. Vabbè, allora dovremo fare solo questo esame. Io lo consiglio a tutti per avere un'idea di com'è la risposta, altrimenti parliamo di una cosa che ho fatto l'esempio prima, c'è una tale variabilità tra le persone che io... Nessuno può vedere in trasparenza se una persona ha prodotto o meno gli anticorpi. Comunque, essendo anche un esame facile, certo, non invasivo, il nostro amico di Pescara sicuramente lo può fare. La saluto perché devo dare... Grazie, buonasera. Grazie buonasera a lei. Devo dare spazio a un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto. Pronto, da dove chiama? Buonasera. Io buonasera, professore, chiamo da Pescara. Prego. Da Pescara. Sono un over 80 e mi sono prenotato più di un mese tramite il mio medico di base. Però a questo momento non mi ha chiamato nessuno. Ho sollecitato il mio medico di base. Volevo capire da lei, ma in Abruzzo i vaccini, il Pfizer, perché io ritengo di dover avere il Pfizer, sì, avendo over 80, ci sono oppure... sono insufficienti o non arrivano, perché chiaramente, considerata anche la mia anagrafe, sono un po' preoccupato, sono in ansia, quindi volevo sapere qualcosa da lei. Grazie. Dato che seguo molto tutte le settimane questa vostra trasmissione, molto interessante, se gentilmente mi può dare qualche... Grazie al nostro amico di Pescara, che è il professor Stupia, di illustrare la sua sfera di cristallo. Intanto, sarà Pfizer o Moderna il vaccino? Sicuramente, in questo momento Pfizer. Poi arriverà Moderna. Comunque no, ridico quello che ho detto prima, so per certo che hanno iniziato le vaccinazioni, sì, negli over 80, lo ripeto, lo so per certo perché hanno vaccinato mia madre, per cui a meno che non mi menta spudoratamente, immagino che sia stata vaccinata, ed è stata avvisata un giorno prima, quindi tutti pronti, perché da un momento all'altro potrebbero chiamarvi. Sì, siamo stati sul posto con le truppe del TG8, abbiamo visto le vaccinazioni degli over 80. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Monte Silvano. Prego.
Io volevo fare una domanda al professore. Sì. Io ho una figlia che fa la fisioterapista e ha fatto già la prima dose di vaccino e domani fa la seconda. Mi dice: caro papino, è meglio che non ci vediamo perché posso essere ancora infettivo. Cioè, io volevo sapere se le persone vaccinate possono trasmettere ancora il virus. Allora, ha fatto io, bene. Io ho 59 anni, il vaccino ancora lo faccio, non so quando mi toccherà, appena mi toccherà. Lei è sano? Sano come un pesce? Come? Dico, è sano come un pesce, 59 sì, anni? No, non ho problemi. Allora, se va bene quest'estate, se andiamo a questo passo, quest'estate facciamo il vaccino. Professore. Allora, ha fatto bene a chiederlo, perché c'è questa leggenda che va girando, che in realtà chi fa il vaccino si è infetto. Lo voglio spiegare che chi fa il vaccino non ha il virus. Se il vaccino è lo Pfizer, viene prodotto da questo vaccino una proteina del virus, quindi non tutto il virus. Quella singola proteina non dà il Covid, fa produrre degli anticorpi che poi, se entrasse il vero virus, permetterebbe a questi anticorpi di attaccarlo. Quindi chi fa il vaccino non è infettivo, a meno che non sia infetto lui, ma non c'entra niente il vaccino. Okay? Quindi chi fa il vaccino non è infettivo, nella maniera più assoluta. Noi abbiamo fatto il vaccino, siamo tornati tutti insieme a lavorare, tutti col braccio sinistro anchilosato, però quindi è bene che l'abbia chiesto, perché mi permette di spiegare questa cosa, perché io sento cose incredibili, tipo che il virus, il vaccino RNA poi si ricombina con il nostro DNA e che diventiamo degli ibridi e che uomo scimpanzé, per l'amor di Dio. Mamma mia, che fake news. Vabbè, ma a posto il nostro amico di Montesilvano? Sì, grazie della risposta. Grazie a lei. Il braccio bloccato, perché evidentemente è stato poco delicata o delicato chi gli ha fatto l'iniezione. È una battuta, ma è un po' di dolore, battuta. Niente di che. No, è stata brevissima chi mi ha fatto. Sì. Tanto lei non le ha sviluppati gli anticorpi. No, quindi probabilmente era acqua distillata. È lei che è a rischio di contagiare. Abbiamo parlato della variante inglese, parliamo della variante brasiliana. C'è stato un decesso, un 67enne, tra l'altro di Francavilla al Mare, che tornava dall'Umbria. Che cosa sappiamo? C'è qualche caso sparso, se non sbaglio, anche nell'Aquilano. Che cosa sappiamo di questa variante, professore? Abbiamo anche preparato una diapositiva, che è la 5, se non ricordo male. Allora, nella brasiliana entriamo in un campo, come dicevo, più complesso. Primo, perché non è facile identificare. Ecco, in questa vi racconto cos'è questa immagine. Questi gomitoli che vedete sulla destra non è altro che la riproduzione in tre dimensioni della famosa proteina S. Vi ricordo che cos'è: la parte con cui il virus si attacca alle nostre cellule. Tutto quello che vedete in grigio è la parte che è rimasta uguale rispetto al virus di Wuhan. Dove vedete dei fiocchetti colorati, quelle sono le mutazioni. Quando noi parliamo di variante, la variante non ha una mutazione, ha un insieme di mutazioni che caratterizzano quel tipo di ceppo. Ora, se vedete a sinistra, è sempre la proteina S, però vi fa vedere questa immagine una cosa molto importante. In basso a sinistra nell'immagine c'è un filo verde, quello è la riproduzione tridimensionale di un recettore delle nostre cellule, ossia il punto in cui la proteina S si lega. E proprio attaccato a questo punto ci sono dei fiocchettini color beige. Quelle sono le mutazioni della proteina S del virus che permettono a questo virus di attaccarsi di più ai recettori. Questa è l'immagine prodotta nel nostro laboratorio con la sequenza del virus del povero paziente che abbiamo visto, che aveva la brasiliana, che poi è deceduto. Mi risulta addirittura che sia stato il primo deceduto per brasiliana in Italia. In Italia, sì. Quindi questa immagine vi fa capire perché una variante. Io potrei avere un'immagine piena di fiocchetti, ma se stanno sparsi senza nessun tipo di senso, non ci preoccupiamo. Quando li troviamo vicini alla parte che si appiccica alle nostre cellule, ci preoccupiamo, perché vuol dire che si attaccano di più. E questa che vedete è la brasiliana. Chiarissimo, professore, do spazio con un'altra telefonata e poi voglio parlare della variante sudafricana. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Sono da Chieti. Prego. Io volevo chiedere al professore, per quanto riguarda le vaccinazioni ai pazienti fragili. Sì. Mio marito ha fatto un trapianto di midollo e sta facendo la dialisi. Io penso che per pazienti fragili avrebbe dovuto avere la precedenza, o no?
Così dovrebbe essere, signora. Ecco. Allora, diciamo che l'abbiamo detto prima, sì. Siamo in ritardo. Dopodiché, detto questo, io però i segnali di recupero li sto vedendo, per cui secondo me comunque toccherà tra poco. Vorrei, allora, per una volta diciamo che al di là della constatazione che siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni, però globalmente non ci dimentichiamo che nella storia dell'umanità non è mai esistito che a un anno da che è apparso un virus si stesse vaccinando intensivamente la popolazione. Lo sforzo è stato incredibile, si sta andando più velocemente possibile, ci sono dei ritardi, ma secondo me i pazienti fragili, ecco, prima giustamente si è detto che forse un 59enne in buona salute va quest'estate, ma quelli fragili sarà questione di settimane, quindi fortunatamente ci siamo, e con mille problemi, con mille polemiche, vorrei dire anche con quelli che dicevano io il virus, il vaccino me lo vado a comprare io direttamente, con procacciatori d'affari poco credibili che spacciavano, abbiamo visto di tutto. Allora io direi meglio aspettare una settimana ma avere un vaccino garantito, fatto bene, e che sia piuttosto che dire facciamo subito, perché mi chiedevo in base hanno fatto queste scelte. Per me, se posso dirle il mio pensiero, prima i ragazzi che magari vanno in giro e tornano a casa dai genitori, dai nonni, che bene o male gli ultraandenni, per amor di Dio, senza togliere nulla agli oltre 80 anni che magari stanno come un sessantenne, però tra i fragili e i ragazzi avrei preferito i ragazzi prima, poi i fragili, poi... Sono scelte, signora, sono scelte, anche perché i vaccini ci saranno per tutti, ma ci saranno tra qualche tempo, e quindi per il momento hanno scelto di vaccinare. Sì, quello sicuramente. Bocca al lupo, speriamo che chiamino presto suo marito. Altra telefonata? Sì, Giuliano mi fa segno di sì dalla redazione. Pronto, Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Chiama da? Io chiamo da Francavilla al Mare. Prego. Senta, un'osservazione, non so se la cosa è già stata spiegata, ho ascoltato pochi istanti fa in un'altra trasmissione su un canale nazionale il professor Crisanti che spiegava come le campagne di screening fatte con i tamponi rapidi non siano assolutamente efficaci, soprattutto in questa fase in cui la variante inglese sembra non essere intercettata da questi tamponi che usano reagenti non in grado appunto di recepire la proteina delle varianti. Allora mi chiedo, gli esiti di questi screening di massa che stiamo facendo in Abruzzo sono veramente utili oppure fanno emergere soltanto una piccola parte della realtà? Grazie, grazie al nostro amico di Francavilla. Tra l'altro a Francavilla c'è stato uno screening a tappeto di tamponi giorni e giorni, anche perché ci sono stati tantissimi casi a Francavilla al Mare. Professore, i tamponi rapidi sono attendibili e quanto? Quanto producono eventualmente falsi positivi o falsi negativi? Allora, la domanda è molto importante, mi permette anche di spiegare un passaggio che è fondamentale. Distinguiamo una cosa importante: un test di screening non è un test diagnostico. Che cosa vuol dire? Io il tampone molecolare, quello che per intenderci ci facciamo noi, lo devo fare sulle persone in cui ho un sospetto che possano essere infette. Da cosa mi viene questo sospetto? Dalla sintomatologia o da che siano dei contatti, per esempio? Allora io, lì la domanda è: questa persona, questo individuo è una persona che può avere il Covid? Si fa il tampone? La risposta è sì, no. Lo screening è un altro concetto. Lo screening vuol dire prendere una popolazione in cui io non ho nessuna indicazione precisa che ci siano dei soggetti a rischio, ma voglio vedere su quella popolazione di pescare dei positivi che altrimenti non avrei pescato perché non avrebbero fatto il tampone molecolare. Allora qualcuno dice: ma sostituiamo direttamente gli screening con i molecolari, perché è vero che il molecolare è più sensibile. Sì, però noi facciamo 1000 tamponi al giorno, se ne dobbiamo arrivare a fare 2000,
Che cosa rischiamo? Che il tempo di risposta si dimezza e in quei 2000 ci ho messo i 1000 in cui c'era una risposta urgente, perché adesso, scusate la brutalità, ma a volte abbiamo il paziente con emorragia interna che sta aspettando in pronto soccorso l'esito del tampone, quindi troviamo in mezzo quello e troviamo in mezzo quello che invece glielo stiamo facendo così al posto dello screening. Allora io in realtà non sono contro gli screening, basta che sia chiaro il concetto. Dopodiché i risultati di uno screening vanno rapportati su quella popolazione. Allora, se io faccio tutta la popolazione di un paese e trovo 3 positivi, intanto li confermo col tampone molecolare, dopodiché eventualmente riestendo lo screening cerco di pescarne degli altri. L'altra cosa mi suona un po' strana che sia stato detto, perché la maggior parte degli antigenici riconosce la proteina N che non è coinvolta dalla variante, quindi anche lì probabilmente il professor Crisanti, che è uno dei massimi esperti, si riferiva agli antigenici che riconoscono S, e allora a quel punto il problema può esserci, perché se riconoscono S ma S è cambiato perché c'è la variante non lo vedono. Quindi però ripeto, la cosa importante è gli screening di massa non stanno sottraendo risultati al tampone molecolare, vengono fatti su persone che non sarebbero state avviate al tampone molecolare. Poi la gestione dei dati, lì tutti i criticismi sono il primo a dirlo, perché fare la media tra test antigenici e molecolari secondo me è una follia, perché sto facendo la media tra una cosa fatta su un campione a caso e una cosa fatta su invece delle persone che per esempio hanno i sintomi. Certo. Quindi mettere insieme i risultati per me non ha senso. Però era meglio quando la media si faceva soltanto sui tamponi molecolari? Secondo me era un dato più molto attendibile, più preciso, perché là ti diceva su tot sospetti quanti hanno il Covid, invece noi abbiamo che al denominatore a questo punto abbiamo i sospetti più la popolazione generale, e chiaramente se ci fate caso c'è una differenza enorme, perché mediamente in Italia la prevalenza, la percentuale di positivi è 5%, e invece poi se andiamo a vedere i molecolari la positività è quasi il doppio, quasi il 10%. Certo. Quindi sono due cose un po' diverse. Ultima variante che trattiamo, abbiamo parlato dell'inglese, della brasiliana, la sudafricana, almeno tra quelle circolanti ufficiali, diciamo così. Notizia di oggi, sembra che ci sia un caso anche in Abruzzo, un uomo di Avezzano rientrato dall'Umbria, come quello di Francavilla al Mare, che poi è morto a causa della brasiliana. Che cosa sappiamo della sudafricana? Della sudafricana sappiamo a livello globale che è molto simile all'inglese, aumenta l'infettività, non sappiamo se sia più aggressiva, mentre la brasiliana c'è qualche dato, però l'evoluzione quotidiana di tutto questo è incredibile. Pensate che io mi sono accorto qualche giorno fa che avevo una diapositiva che ho presentato a un seminario recente che riportava che la brasiliana non era mai stata identificata in Europa. La diapositiva non era ovviamente di anni fa, perché anni fa non c'era il Covid, era una diapositiva semplicemente di qualche settimana fa che è già superata. Quindi tutto quello che diciamo, allora, della sudafricana sappiamo poco, sappiamo molto poco, probabilmente è meno aggressiva della brasiliana, dobbiamo verificare se scappa le vaccinazioni come pare che faccia la brasiliana. Però voglio dire, finché rimangono casi aneddotici, non mi preoccupano, a quel punto mi preoccupa il 70% di inglese. Ultima parte, ultimi minuti di questa trasmissione, parliamo del sequenziamento e di quanto è importante, anche perché tra l'altro c'è una nota positiva che riguarda il laboratorio diretto dal professor Stupia, e non solo il laboratorio, un po' anche l'Abruzzo, dove è una delle regioni dove si fa più sequenziamento, no professore? Grazie a lei, al suo laboratorio, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, giusto? Intanto è confermata. Sì, io ho avuto oggi questa notizia che non conoscevo, ma che ovviamente riempie di orgoglio. L'Abruzzo sembra essere la regione che nel survey dell'Istituto Superiore di Sanità ha sequenziato più campioni, ma con un rapporto con altre regioni di 100-1, per dire, quindi non è che ne ha sequenziati due di più. È chiaro che questo, allora, intanto cos'è il sequenziamento? È tutto un altro modo di affrontare il problema, perché la tecnica normale ci dice il virus c'è, il sequenziamento ci dice quale virus c'è. Dire quale virus c'è vuol dire che noi a questo punto stiamo rincorrendo
le varianti, ma stiamo col fiato sul collo, perché adesso stiamo parlando di queste tre, tra l'altro le tre che lei ha definito sono le tre che dall'Organizzazione Mondiale di Sanità si chiamano le VOC, che vuol dire le variants of concern, ossia le varianti che ci preoccupano. Su queste tre in questo momento è incentrata l'attenzione, ma noi ne vediamo sul territorio col sequenziamento tantissime, per cui se una di queste iniziasse ad aumentare, noi lo potremmo dire subito, attenzione perché sta partendo la Frentana, dico un nome per dire. Quindi il sequenziamento è un passo avanti enorme e io penso di poter dire con orgoglio che l'Abruzzo, grazie all'IZS e al nostro laboratorio che erano già pronti con la tecnologia e grazie soprattutto al lavoro di rete poi con Pescara, L'Aquila, Vezzano, credo che abbia fatto una bella figura, per una volta diciamolo, ha fatto un'ottima figura a livello nazionale. Devo dare spazio a una telefonata, prima le chiedo questo, il sequenziamento è la caccia alle varianti, mi sembra di capire, è un po' come il tracciamento dell'anno scorso che si sarebbe dovuto fare a tappeto a caccia degli infetti. Più o meno vale questa equazione, professore, per questo è importante fare sequenziamento il sequenziamento quanto più possibile, tenendo conto che purtroppo il sequenziamento costa, un'analisi di sequenza costa 10 volte un tampone, per renderci conto, e la processività è di qualche decina di analisi al giorno, non di 1000 analisi al giorno. Detto questo, sui casi sospetti, sequenziamento ci dà grandi informazioni. Sì. Grazie professore. Ultima telefonata della serata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Da Pescara. Prego. Buonasera professore. Buonasera. Io volevo chiedere una cosa perché non abbiamo nessuna notizia al riguardo. Senta, io ho 72 anni e mio marito ne ha 79. Non sappiamo quando dobbiamo prenotarci per fare la vaccinazione. Siamo abbastanza in buona salute, però non sappiamo né a chi rivolgerci. Abbiamo saputo su una piattaforma della regione, mi sembra. Sì. Ma non so quando possiamo cominciare a prenotarci. Veramente ci si doveva già prenotare da metà gennaio, se non sbaglio dovevano essere chiuse il 31 gennaio quelle per gli ultra ottantenni, ma credo che siano sempre aperte queste iscrizioni, professore, forse può confermare. No, io ne ho 72 e mio marito 79. Sì. No, ma infatti la signora probabilmente dice che intanto è partita la registrazione degli over 80, però visto che adesso gli over 80 li stanno vaccinando, io immagino che sia possibile adesso registrarsi anche per tutte le altre categorie. Perdonerete l'ignoranza su questo, ma nei fatti, dovendo rincorrere ogni giorno varianti e altra roba, poi succede che scappino i meccanismi del vivere civile quotidiano, per cui francamente confesso che essendo io rientrando nella categoria degli operatori sanitari mi sono preoccupato di quando vaccinavano noi in quella categoria, ma credo che adesso sia possibile per tutti registrarsi, se non è così chiedo scusa, non lo so. Comunque sul sito della Regione Abruzzo ci sono anche dei numeri di telefono che uno può chiamare per avere informazioni tipo la domanda che la signora ci ha girato. Grazie, in bocca al lupo alla signora. Professore, in Italia è nato il consorzio per il sequenziamento del SARS-CoV-2, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e AIFA. Serve? Intanto ne fate parte? Certo. Anche voi, tutti? Siete portati? L'Abruzzo. L'Abruzzo, nel senso che noi trasmettiamo i dati come regione, la filiera che noi li trasmettiamo alle ZF, che somma i suoi, che in genere sono di più, li trasmette alla regione, che li trasmette all'Istituto Superiore di Sanità. Però posso dire che ancora una volta lo dico sorridendo, che noi lo facciamo guardando col distacco di perché queste superiori sanità sono delle survey, cioè si scelgono dei giorni e si dice diteci in quel giorno quante varianti avete trovato. Noi lo facciamo volentieri, però in Abruzzo da 1° dicembre lo facciamo comunque tutti i giorni, quindi in realtà poi del giorno che loro ci dicono noi trasmettiamo i dati. Ma altre regioni non avevano neanche l'idea di dover quantificare quante varianti c'erano, quindi noi siamo stati molto avanti. Si arroverà un terzo vaccino, un mix, prima dose, un vaccino con tre dosi disegnata, modellata sulle varianti, oltre alla prima e alla seconda dose standard su scala adesso mondiale. Veramente questa è la sfera di cristallo, diciamo che secondo me si arriverà un po' come per l'influenza, che alla fine uno dovrà periodicamente rifare
il vaccino. Ecco, non crediamo che l'abbiamo fatto una volta e per tutta la vita siamo coperti, perché bisognerà adeguarlo, perché questo virus continuerà a cambiare fin quando, appunto, si spera che cambi in maniera positiva per lui e per noi, diventi in qualche modo endemico ma non più aggressivo. Ci vorrà un po', per cui bisognerà fare diversi tipi di vaccini e vedere anche uno che tipo di immunità ha sviluppato, se è un'immunità che lo copre anche delle varianti o no. Questo è anche il discorso importante delle reinfezioni. Stiamo studiando di vedere se persone che ripresentano il Covid ce l'hanno perché la seconda volta hanno preso una variante e la prima volta avevano il ceppo originale. Quando finisce questa emergenza? Con i mesi caldi, quando il virus da raffreddamento, come è successo l'anno scorso? Allora, con i mesi caldi dovremmo stare più tranquilli. Se riusciamo a rifare l'errore che abbiamo fatto l'estate scorsa, ricominciamo da capo e verrò qui a ottobre a dire che l'inverno sarà molto duro. Nonostante le vaccinazioni. No, le vaccinazioni aiuteranno, però ripeto, non sono la panacea, perché il problema è vedere a quest'estate a che parte di popolazione arriveremo coperta. Però ecco, penso che la storia ci ha insegnato, l'estate ce la potremo anche vivere, ma non facendo quello che è stato fatto l'estate scorsa. Grazie al professor Liborio Stupia, la chiameremo ancora per vedere se queste previsioni saranno confermate. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, direttore del laboratorio di genetica molecolare diagnosi Covid-19 Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, nonché professore ordinario di genetica molecolare alla stessa università. Con lui abbiamo parlato di varianti del SARS-CoV-2. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, la collega Giuliola Del Mondo. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, e io ringrazio Francesco Specchiulli, il nostro regista, post produzione, responsabile tecnico Andrea Di Fabio, e tutti coloro che ci hanno seguiti e ci seguono ogni settimana. Ci vedremo con loro giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie Giuliola, ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21. Sarà ospite il professor Giustino Parruti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, direttore del Covid Hospital, e con lui parleremo di un anno di virus in Abruzzo, questa storia che è iniziata esattamente all'inizio del marzo 2020. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30 e alle 20 e parleremo dell'intolleranza al lattosio. Ci spiegherà tutto il dottor Giorgio Cappello, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica e poi giovedì prossimo. Grazie, buonanotte.